Ciao, qui è Francesco Bellomo e oggi in questo video voglio parlarti di programmazione mentale ed emotiva e in modo particolare voglio parlarti della tua programmazione mentale ed emotiva. Bene, oggi la cosa fondamentale che voglio dirti è quella di riportare il tuo meccanismo mentale a zero. Cosa significa? Bene, molto probabilmente se hai visto qualche altro mio video riguardo alla programmazione mentale ed emotiva, sai che in realtà ognuno di noi è prettamente programmato, no? Viene prettamente programmato in modo genetico, in una minima parte e poi soprattutto in un modo di ambiente, no? Dunque effettivamente l'ambiente che lo circonda condiziona il proprio modo di pensare, il proprio modo di agire e di conseguenza i risultati che si ottengono nella vita. Ma la cosa più importante oggi, perché ti dico quella di riportare a zero il tuo meccanismo mentale? Perché diverse volte quello che accade è che la maggior parte della gente cerca di affrontare tante situazioni sotto lo stesso punto di vista mentale e questo non gli permette, non gli permetterà mai di vedere in quelle situazioni cose nuove oppure di vedere ottime opportunità nelle stesse situazioni. Perché? Perché vanno praticamente a vedere quelle situazioni con una mentalità vecchia, con un qualcosa che appartiene al passato, con un qualcosa che magari appartiene ad una programmazione che non è minimamente idonea per affrontare in realtà una nuova opportunità, ok? E per darti un esempio più pratico di questo, ti faccio l'esempio qui della calcolatrice, no? Come qui puoi vedere, praticamente ho in mano una calcolatrice dal mio cellulare, no? E praticamente facciamo finta che iniziamo a fare un po' di calcoli. Dunque iniziamo ad avere una situazione, ne aggiungiamo un'altra, poi ne aggiungiamo un'altra, poi ne aggiungiamo un'altra. Poi magari si complica la situazione, facciamo per 8, poi magari facciamo per 4, poi magari facciamo per 77, alla fine per 18.9, alla fine dà un errore. Bene, questo accade anche a livello mentale, perché? Perché se non andiamo qui e facciamo ripartire il tutto da zero, diventa realmente difficile imparare a consapevolizzarsi riguardo alle diverse situazioni che accadono quotidianamente nella nostra vita. Dunque, per fare questo, la cosa più importante è riportare a zero la tua programmazione mentale ed emotiva. Dunque, essere consapevole, dire, caspita, ma in realtà quello che sto facendo oggi non mi sta aiutando in quest'area, quello che sto facendo non mi sta portando ad ottenere questi risultati. E poi iniziare in realtà a portare a zero questa tua programmazione, iniziare a capire il perché accade questo, sostituire praticamente questi patterns di pensiero e avere la possibilità di conseguenza di inserirne nuovi in modo tale che sia a livello emotivo, sia a livello di azione, sia a livello di risultati, tu stesso puoi in realtà cambiare quelle che poi sono le tue circostanze, i tuoi contesti e tutto ciò che in realtà appartiene a quella che è la tua vita. Bene, mi auguro che questo breve video ti abbia potuto consapevolizzare un pizzichetto in più rispetto a quello che magari fino ad oggi hai ascoltato, hai sentito, hai visto da altre parti. E niente, dunque ti ripeto nuovamente, riporta a zero il tuo meccanismo mentale ed emotivo, perché tantissime volte affrontare altre situazioni con una vecchia programmazione e a maggior ragione magari con una programmazione che già è carica di mille situazioni, alla fine non ti aiuta. Qui è Francesco Bellomo e ci si sente presto. Ciao!